Qualora ci fosse qualche imbucato al matrimonio, sono qui a illustrare gli sposi di quest'oggi. Marta è una ragazza luminosa, determinata e entusiasta della vita. Marta è un dono meraviglioso di questo inspiegabile fenomeno migratorio di volatili passeriformi che da anni arriva da Piacenza a Premi il Cuore. E di questo noi ragazzi vi ringraziamo. Filippo, tu pensi di piangere? Tutto... Ho resistito fino adesso. Sì. Filippo è una bella persona che ha sempre un sorriso da regalare. Forse non è un caso che, oltre al suo soprannome più famoso, è stato definito più volte il principe. Oggi si appresta Filippo a fare un percorso che, secondo voci di corridoio, potrebbe portarlo anche santo, quindi... Alla brava. I can never get enough. Ma sei agitata? Non inizierò con Ti prometto. Inizierò con quell'estate. Quella sera che poteva essere una sera qualsiasi. Un amore di un'estate. Ma quella sera di quell'estate è iniziata una bellissima favola. Lo metto io. Mi ricordo ancora la prima volta che ti ho vista. Eravamo davanti al Mamis Cesenatico. Mi rinfaccio ancora oggi che non mi sono mai presentato. È vero, nonostante questo ti notai fin dal primo momento. E infatti dissi con Stefano, mica male la nuova ragazza di Piacenza. Sì, perché tu eri quella nuova che per la prima volta scendeva in Romagna con le sue amiche. Ma da quell'estate non te ne sei più andata via. Tu quasi 8 anni fa sei arrivato e mi hai sconvolto la vita, a partire dai 200 chilometri che mi separano dalla mia vita prima di te. E io ho scelto te. Ho scelto te perché ti darei tutto anche quando non ho niente. Filippo, sono una vecchia, sono una signora. Sì, vuoi fare la domanda per la pensione? Così te la danno. Ragazzi, oggi voi siete qui perché vi state scegliendo. Cioè, avete a mano scartato dei candidati. Comunque, il concetto fondamentale è che qui siamo per proclamare dei vincitori, giusto? Avete vinto voi due. Prometto in futuro di farti sentire come l'unica cosa importante e che conta, esattamente come hai sempre fatto tu. Prometto di non arrabbiarmi più per i tuoi continui ritardi, ma soprattutto di ringraziarti ogni giorno per quello che abbiamo creato. E quando i nostri figli ci chiederanno come ci siamo conosciuti, gli diremo che il babbo non si è neanche mai presentato, ma che si è preso una vita intera per farsi perdonare. Croce sul cuore.